chiesa. Don Furgè? Don Fulgenzio, c'è sete? Don Furgè? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Don Furgè, scusate se vi sono venuto a disturbare, però vedete, Penomo, nella mia condizione, a innamorarsi di una ragazzetta è peccato. Dipende. Ma che niente niente è quella che ti sei portata a Frascati? Eh sì, ma voi come ce lo sapete? All'occhio materno della Chiesa non gli scappa niente. Che ci hai fatto? No, io niente. Ci siamo bevuti un quartino in due e poi siamo ritornati a casa in tranquillità, ecco. E mo l'hai compromessa. Condito de vino. Mo te la devi da portare a casa. Ma a me mi parebbe vero, però vedete, Don Furgè, io risulto sempre ammogliato, non si può fare. È peccato, avete Ma capito? sentite un po', chi è il prete di noi altri due? Ah, beh, siete voi altri, lo sapete. E allora quando è peccato ce lo stabilisco io. Sì, signore, però vedete, domenica scorsa alla chiesa di San Bartolomeo il frate ha fatto tutta una filippica contro il concubinaggio. E allora io ho Scusate pensato. un po', ma voi vi servite qui o vi servite a San Bartolomeo? Eh beh, no, ce lo sapete, io sono vostro cliente affezionato, non vado da nessun'altra parte. Bravo. Grazie. Ma voi dite che è utile, insomma. Tu non sai quanto, ma tu. Il problema è che ci sarebbe pure dall'altra parte il fratello. Sentite un po', esatto. Ecco. E che famo col fratello? E che famo, Don Fugge? Che famo? Io. Io avevo pensato di farlo carcerare il fratello. Però non parliamo del fratello, a me mi interessa la sorella, mi interessa. Qui che te sbagli. E perché? È del fratello che ti devi prendere cura. Ah. La sorella via presto. Tu dagli da mangiare Alla sorella. al fratello. Dagli pure qualche soldo se te lo chiede. Fratello. Stiamo sempre a parlare del fratello. Anche perché non è contenta che tu continui a far zoppare capocce. Altro che ne è contenta, qua la povera cristiana mi ci sa ancora proprio. Però vedete, Don Fugge è proprio in via del tutto, ecco, confessore. Io ho già tagliato la bellezza dei 299 capocci. Alla trecentesima mi scappa il premio pontificio, e allora io avevo pensato di chiedere alla Sacra Rota l'annullamento del vecchio matrimonio, così io mi portavo a casa sta ragazzetta e me la sposavo. Ecco. Ma allora che stai aspettando? Taglia, taglia, che aspetti? Ah, capoccia, non funge, vado per una. Bravo. Allora intanto prepara il corredo, Sì, signore. 12 di tutto. De tutto. 12 pane di tovaglie. Puri tovaglioli. 12 pane di tovaglie, bravo. Sì. 12 pane di lenzuola. Sì. 12 pane di venere. Sì. 12 pane di garzoni. Ma perché mo pure sta ragazzetta mi porta pure i garzoni, mi No. porta. E quindi porta il fratello. Ah, mi fa piacere. Ma che ci sta a pensare? No, sto a pensare se mi conviene direttamente a sposarmi il fratello. Gli do da mangiare i soldi, pure i garzoni, mo Te può sposo. fare, te può fare. Però se voi dite che è utile, io allora faccio così come avete detto voi. E me ne vado pure via contento, anzi mi avete tolto un bel peso che ci avevo. Don Fulgè, siate gentile, datemi una bella
Bacchettata dell'indulgenza, come con sapete fare. Molto piacere. Siete troppo buono. Anzi, già che ci sto, te la voglio da plenaria. Troppo gentile, Don Fuggi. Mettetevi comodo. Secondo che qui... Te gira però, No. Mi racconto, te gira, Chi se gira, Don Fuggi? Chi se gira? E namine padri, sedbini, sedbini, tu santi, amen. Amen. Ammazza che mano dura che ci avete, Don Fuggi. Però sì, proprio ce lo tenete, ce lo volete sapere. Alla chiesa di San Bartolomeo. E davano più piano.